Sindaco, dopo il grande entusiasmo per la vittoria, adesso è il momento di lavorare. Quali sono le sue prime impressioni nel prendere in mano la macchina comunale? Beh, intanto ci tengo a dire che non c'è stato tempo di riposarci, perché già martedì mattina, la mattina alle 9:30, sono entrato negli uffici, c'erano subito alcune questioni urgenti da risolvere e mi sono messo subito all'opera. Turismo, richiedevano risposte urgenti, la stagione stava partendo, l'ambiente, la messa in sicurezza del territorio, ma anche la burocrazia, la risposta alla burocrazia. Ci siamo messi subito al lavoro e la prima settimana è stata molto difficile perché avevo bisogno di individuare la squadra, i miei assessori, e quindi è stato un lavoro veramente incredibile. Ho dormito poco la notte, però fortunatamente siamo riusciti a mettere su una squadra di gente capace, competente, ma soprattutto con grande entusiasmo. È già da una settimana che gli assessori lavorano e il clima, l'entusiasmo che c'è anche negli uffici comunali è incredibile, perché file davanti alle porte degli assessori, davanti alla mia porta, tanta gente sta venendo a incontrarci, ci siamo messi subito all'opera. Quali sono le principali difficoltà che dovrà affrontare? Beh, sicuramente ci sono alcuni temi molto caldi. Intanto il riassetto degli uffici e dell'organigramma comunale. Ci aspettano anni non semplici, perché i dirigenti diminuiranno e occorre veramente ripensare un riassetto che faccia funzionare bene e renda più efficiente la macchina comunale. Ma poi anche il tema del turismo. I nostri operatori, soprattutto balneari, ma anche gli albergatori, chiedono da anni risposte rapide ai loro problemi, e quindi subito ci metteremo all'opera, già con incontri con i giovani imprenditori e con gli albergatori, per individuare ricette insieme, strategie e vie insieme, ma anche la messa in sicurezza del territorio e la difesa del nostro ospedale, che è un punto che tanti cittadini ci chiedono, e quindi partiremo subito anche con battaglie che avranno una risonanza a livello pubblico.